Pizzi, fresca detentrice, ha conquistato due volte il record italiano dei 50 stile libero, stamattina con 33,90 e oggi pomeriggio abbassando ulteriormente a 33,82. Impressioni? Beh, non me l'aspettavo in realtà, perché è la prima volta che faccio una gara così importante, una finale A, che sono riuscita a fare sia ieri nei 100 dorso, dove anche lì ho conquistato il record italiano di classe S7 con 1,27,03, questo non ricordo. E niente, sinceramente non me l'aspettavo, però ultimamente gli allenamenti stavano andando bene, ero migliorata nei tempi anche durante gli allenamenti e quindi ero molto fiduciosa di queste gare, infatti sono andate bene per il momento. Ok, tu sei una classe S7, se non sbaglio. Una curiosità più che altro, che effetto ti fa essere catapultata in questo mondo, soprattutto in considerazione al fatto che tu fino a 2-3 anni fa non sapevi neanche cosa fosse il nuoto, quindi non solo poter diventare una nuotatrice ma addirittura a questo livello, perché ricordiamo che il tempo che tu hai fatto oggi è la quarta prestazione nel rank mondiale. Diciamo che è arrivato un po' tutto abbastanza velocemente. Ho iniziato dopo l'ultimo intervento l'anno scorso e ho subito voluto fare agonismo. Da ottobre dell'anno scorso ho iniziato a lavorare con Max e Miki alla Pola Varese e ho aumentato notevolmente il numero e le intensità di allenamento. E quindi ripeto, mi sentivo abbastanza pronta. Max, Miki e la federazione mi hanno dato la possibilità di fare la classificazione internazionale, dove sono stata messa appunto in classe S7, SB6 e comunque è un'emozione grandissima. Il nuoto mi ha aiutato tanto, perché ho iniziato proprio appena ho finito l'intervento e proprio un mese dopo, e quindi mi ha aiutato anche ad ambientarmi, a capire come funzionava anche solo usare la carrozzina. Tutti i giorni mi alleno con grandi campioni, Federico, Arianna, Ariola, Alessia, Simone, tutte persone che comunque sono nella squadra nazionale, per me sono un grande esempio. Loro, cioè, sono i miei compagni, i miei amici e mi aiutano un sacco, mi supportano sempre, quindi essere catapultata così subito nel quarto posto nella ranking mondiale, aiuto, non lo so, cioè, è successo e va bene. Bocca al lupo. Credi, grazie.